non è preoccupato che suo figlio le prenda. Lui è un gladiatore, però. È un gladiatore. Per me sì. Finora le ha più date o le ha più prese? No, le ha date. Le ha date e lei è contenta? Sì. Siamo con il presidente Biagio Grimaldi, presidente regionale della Finpuglia. Oggi inizia una stagione ricca di tanti appuntamenti. Sì, con oggi apriamo la stagione agonistica con questa gara che stiamo facendo qui al palazzetto dello sport di Enziteto, dove combatteremo di Muay Thai Light e di K1 Light. Arma, non è un'arma, serve solo per capire le vostre impressioni. Noi non dormiamo la notte, però poi quando lo vediamo in azione ci carichiamo e lo carichiamo. Sono un paio di appuntamenti molto importanti anche a livello internazionale. Sì, abbiamo la Coppa del Re in Thailandia che è il 17 febbraio, vedremo quanti ragazzi riusciremo a portare ed è un appuntamento per gli appassionati di Muay Thai, l'appuntamento più importante che c'è al mondo. E sarebbe la prima volta che un atleta pugliese partecipa a questa competizione? Sì, è la prima volta che un atleta pugliese partecipa a questa competizione, noi siamo molto orgogliosi di questa realtà che comunque sta andando avanti e sta crescendo anche come numero di iscritti e come partecipanti a queste gare. E lei oggi viene da Lizzano. Da Lizzano fin qui, quindi a me piace una grande passione. Sì. Quanto orgoglio ha? Tanto, tantissimo. Ma si vede. Rapporto anche col Xen che diventa sempre più solido, ci dà la possibilità di organizzare in maniera efficiente ed efficace sul territorio, quindi ci dà un ottimo contributo e un ottimo aiuto per poter andare avanti in questo tipo di sport, che è uno sport particolare, è uno sport di sacrificio, è uno sport dove comunque non è facile, perché è uno sport individuale, quindi non è facile poter emergere. Buongiorno. La vedo preoccupata però. Per cosa? No, le abbiamo già avute. Le abbiamo già. Siamo tranquilli. Abbiamo dato. Siamo sereni. La vedevo sorridere. Sorrido semplicemente perché qua ho sorridi o muori ghiacciato. Ecco, quindi c'è da temere più per il freddo che per un colpo preso dei reni, per esempio. Così. È così, è così, è così. È più timida che preoccupata. Esatto. Vero? Sì. Ci ufficializziamo anche la media partnership con la Federazione Italiana Muay Thai della Puglia. Bari, il quotidiano italiano.it vi darà tutte le informazioni necessarie, vi farà seguire i galà, vi farà seguire le gare, avrete sempre un occhio puntato sul ring. Di questa collaborazione siamo orgogliosi, perché serve a far crescere uno sport che pochi conoscono. Tutti coloro che collaborano con noi sanno che noi per poter portare avanti questo discorso facciamo notevolissimi sacrifici, quindi la collaborazione di giornalisti validi ci permette comunque di farci conoscere e di pubblicizzare questo nostro discorso.